Questa pagina del Vangelo ci mette davanti ad una scena piuttosto insolita. Lo sfondo è una cena privata tra amici, come tante vissute da Gesù e gli Apostoli. Eppure succede qualcosa che è valsa la pena ricordare nel Vangelo. Maria versa olio profumato e molto prezioso sui piedi di Gesù. Un gesto umile, uno spreco, come lo definisce Giuda. Quanti di noi avrebbero pensato la stessa cosa in questa situazione? Tuttavia, la fede, come l'amore, è fatta di gesti all'apparenza inutili. Pensiamo alle carezze di una mamma, al sorriso di un bambino. Non servono a risolvere i problemi del mondo, ma fanno bene, fanno il bene. Proviamo ancora a vedere altri dettagli di questa cena. Tutti erano a tavola con il Signore mentre lei cospargeva i suoi piedi. Gli altri scambiavano con il Signore parole, discorsi. Lei, nel silenzio della sua fede, asciugava i piedi di Lui con i suoi capelli. Gli altri erano posti alla pari del Signore mentre lei era al servizio. Il servizio reso da Maria era tuttavia più prezioso del posto onorevole dei commensali. Cosa ha di speciale questo gesto? Guardate la sua umiltà. Non ha cosparso prima il capo del Signore, ma i suoi piedi, in atto di profonda umiltà e profondo amore. Maria si è abbassata per essere innalzata. Un'ultima considerazione merita la risposta che Gesù dà a Giuda, perché Gesù, che ha sempre posto gli ultimi al centro del suo messaggio, improvvisamente cambia prospettiva? Credo che in questa scena ci sia un monito lanciato a tutti coloro che vogliono fare qualcosa per gli altri a tutti i costi. Il vero motore del nostro agire deve essere la misericordia. Il nostro sguardo deve essere rivolto a Lui, altrimenti anche la carità non sarà una carità autentica. Maria cosparge il Cristo di olio profumato in segno di gratitudine per la risurrezione del fratello. Accostiamoci anche noi a questa Pasqua con gioia. Respiriamo la nuova vita, la vita risorta che il sacrificio di Gesù ci ha donato. Buona giornata a tutti!